Una puntata di Polifemo dedicata all'USB, tanta carne a cuocere, scelte scriteriate del governo, pesanti disparità dell'amministrazione comunale, almeno stando a quanto denuncia l'USB. Partiamo dal coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Francesco Rizzo. Un governo che stritola i lavoratori, che un Renzi che opera tagli a sanità e lavoro e una precarizzazione del lavoro sempre più incombente e un taglio del 33% dei contratti a tempo indeterminato. È stata questa la vostra, sono state queste le ragioni di protesta nella manifestazione nazionale di Roma. Sì, noi abbiamo protestato, abbiamo scioperato il venerdì per questo e sabato abbiamo manifestato con la giornata dedicata a Renzi, non Renzi Day, giornata in cui c'erano 50.000 persone, 50.000 lavoratori che protestavano per i propri diritti, per diritti che sono stati, che vengono violentati quotidianamente da questo governo, che è un governo che risponde direttamente alle banche. Angelo Ferrarese, responsabile USB del pubblico impiego del Comune di Taranto. Se a livello nazionale avviene questo, a livello locale il pubblico impiego piange amaramente, congelamento del salario accessorio e staticità della situazione di progressione economica orizzontale. Esattamente, quello che accade a livello nazionale ha un riverbero a livello locale. In buona sostanza il Comune di Taranto proprietariamente e unilateralmente ha deciso di tagliare in maniera indiscriminata e non quantificata salari accessori, produttività a tutti i dipendenti del comune e inoltre rimane in piedi il contenzioso irrisolto per quanto riguarda le progressioni, su cui le progressioni economiche orizzontali, perché poi parliamoci chiaro, direttore, lo scempio, cioè, del pubblico impiego è la legge Brunetta. Noi con la legge Brunetta diamo la possibilità ai dirigenti di operare in maniera arbitraria sulle progressioni economiche, quindi in buona sostanza succede che se ti sta antipatico, se sei antipatico al dirigente, rimani, regredisci a vita, se invece sei simpatico al dirigente, nelle sue grazie, fai carriera. E allora Massimo Albano, io invece non stavo simpatico a qualche parlamentare e mi hanno cercato di tapparmi la bocca, ma non ci sono riusciti, rieccomi qui, giusto per rinfrescare la memoria a qualcuno che ormai politicamente non c'è più, sta lì, ci siamo capiti. Andiamo avanti, Massimo Albano, delegato USB del pubblico impiego, buste paga per i vigili urbani, per capirci, per dare una situazione così concreta, pratica, terra terra, 1.400 euro al mese. Questa busta paga ci sono due domeniche e una notte, 20 anni, 21 anni di servizio, nessuna progressione da un tempo immemorabile, si è bloccata completamente qualsiasi speranza di fare carriera e si continua a tagliare e si continua a vessare il lavoratore con delle scelte scellerate, quale quella di ieri. Bene. E dulcis in fundo, Marcello La Gioia, altro delegato USB pubblico impiego comune di Taranto, per la giornata festiva, udite udite, quanto c'è in più? 13 euro, una miseria. E ci tengo a precisare, non la giornata più 13 euro, 6 ore lavorative, 13 euro nette. Forse una colf, con tutto il rispetto per le colf, massimo rispetto, per l'amor di Dio, persone da apprezzare per quello che fanno, guadagnano di più. Io vorrei che chi ci ascolta, chi ci sente, capisse che è facile poi parlare male dietro dei vigili urbani. La gente dice sì, ma i vigili urbani si mettono a protestare. Noi siamo dei lavoratori, siamo dei dipendenti comunali, abbiamo un contratto che ci dovrebbe tutelare. Questo contratto viene disatteso, le nostre proteste hanno un fondamento che è quello della legge. Non dovremmo aspettare il giudizio di un giudice per vedere riconosciuti i nostri diritti. Altra stranezza, l'USB all'interno del pubblico impiego, all'interno del Comune di Taranto, rappresenta il 95% dei vigili urbani come rappresentanze sindacali, però stranamente viene estromesso dai tavoli, li chiamiamo di concertazione, di trattativa? Ecco, diciamo,
una battuta, non gli conviene parlare con noi. Diciamo che un po' vale l'adagio, vengo anch'io, no tu no. Ma ve ne faremo vedere di belle e di brutte all'interno di Polifemo. Non vi dico altro, guardatelo.